Due casi di cui oggi parla il Corriere, giornale diciamo di centrodestra alla fine, comunque giornale di un'area che non è certo quella estremista di alcuni fanatici. Il giornale ci pone il caso di Eitan, l'Italia si muove, con indicazioni molto precise sopra il sequestro e il rapimento attribuito al nonno del ragazzo, e una seconda parte interessante e a piena pagina riguarda un episodio abbastanza inquietante, e cioè il fatto che nel Parlamento o tu parli una sola lingua oppure sei respinto. Adesso spero di trovare questo articolo, che è quello per cui una senatrice, eccolo qua, che è la senatrice Roberta Ferrero, è stata stigmatizzata perché ha fatto un convegno, ha organizzato un convegno in Senato che partiva da un assunto, che il Covid, come si è dimostrato in moltissimi casi, in molte migliaia di casi, è una malattia curabile. Io credo che sia così, non è una malattia incurabile come alcuni cancri, però non si può dire. Questa cosa ci pone il problema non tanto che abbia ragione o torto la senatrice, quanto che venga accusato Salvini per l'attività di un parlamentare che, non avendo vincolo di mandato, la può fare senza informare il suo capo, anche se normalmente lo si fa, e da parte di personaggi o personaggetti come Simona Malpezzi, che è una brava ragazza, la quale per ragioni di polemiche interne fra Italia Viva e il PD è diventata capogruppo al Senato, che rimprovera la Lega che, lungi dal voler contribuire a promuovere la campagna vaccinale, non si capisce perché un partito deve promuovere una campagna vaccinale, continua a sostenere infondate e ambigue teorie sul Covid, a parte che non è vero, ma non la senatrice Roberta Ferrero, ma Massimo Cacciari, esponente del partito dell'area politica in cui milita la Malpezzi. Non la senatrice Roberta Ferrero, ma Luca Ricolfi, grande professore e sociologo. Non l'ultimo deficiente, ma Giorgio Agamben, che parla, come parlo io, di diritti civili, cara Malpezzi, studia. Non deficienti qualunque, ma il premio Nobel Vargas Llosa. Non incapaci, ma professori di diritto come Paolo Becchi, ci dicono che sono violati dei diritti civili. Il primo è che tu in Senato non possa consentire, non ai Novax, ma a quelli che dicono una cosa che può essere verificata, perché altrimenti tu non sostieni la campagna vaccinale e sostieni infondate e ambigue teorie. Ma chi cazzo sei per dire che sono insensate e infondate e ambigue teorie? Chi sei? Sei un medico? Sei un senatore che deve rispettare il suo collega senatore. Ma ormai c'è una verità unica, sia su questa materia, dove io soltanto richiamo la colleganza non tua, ma della Roberta Ferrero, della senatrice Roberta Ferrero, con Cacciari, Agamben, Ricolfi, Ainis, ci siamo anche, Vargas Llosa, Becchi, persone di grande qualità intellettuale, diversa dalla tua, e che tu non rispetti, anche se molte sono della tua parte politica, ma non si può dire, uno deve tacere per forza e dire no, assegniamo tutti. Questo lo può dire Draghi e Figliuolo, persone che io rispetto, che hanno deciso di fare questa campagna, allora dicano vaccino obbligatorio. Altrimenti il dialogo è consentito, il Senato è il luogo giusto, impara il rispetto delle istituzioni, cara Malpezzi. Quanto alla televisione, io vengo invitato, senza sapere la materia, a parlare per una volta non di Covid, ma di un ragazzo che si chiama Eitan, il quale, guarda caso, mi ricordo in sintesi, lo dico anche all'amico Porro, se ne potrebbe parlare anche da lui, è l'unico sopravvissuto della violenta azione legata a responsabilità che la mancanza di sicurezza ha portato al crollo a Mottarone della funivia. Ora, vi risultano funivie che crollano in Israele? Vi risultano? Ora, crolla, cade una funivia, la sicurezza è insufficiente, si scopre che qualcuno non ha garantito la manutenzione, qualunque sia la materia, questa è materia dei giudici, però è crollata, si è salvato solo uno, quell'uno viene portato dal nonno in Israele, si chiama rapimento, può darsi, se il nonno è un depravato criminale, come volete dimostrarlo, l'unica verità è quella che si vedeva in televisione a Morning New, in cui io avrei dovuto per forza dire come tutti, sì, non va bene, deve essere affidato alla zia perché l'ha detto un giudice, con la Boccassini e altri come giudici che hanno fatto quello che volevano. Allora, se questi hanno fatto quello che volevano, non è che mi fido a priori di un giudice che affida un figlio a una ragazza o una zia. Io, quello che so, i più vicini, oltre i genitori, sono i nonni.
I nonni sono naturalmente quelli che in assenza dei genitori si occupano dei bambini. Gli zii anche, non lo escludo, ma la linea prevalente dovrebbe essere quella dei nonni. Siccome il nonno ha maltrattato la moglie, dice una vicenda che io peraltro non conosco ma accetto, il giudice italiano decide che il bambino deve stare in Italia e deve stare affidato a una zia. Può darsi che ci sia qualcosa, ma non è possibile che non si possa dire senza essere guardati come persone che vogliono in qualche modo distruggere l'armonia di posizioni tutte uguali come quelle del Covid, che il nonno poteva avere due ragioni, che il bambino è di famiglia ebraica, il bambino ha dei genitori che non si capisce come, per ragioni forse di omologazione, l'hanno iscritto a una scuola cattolica, il nonno, che può essere un ebreo convinto più dei genitori, pensa che sia meglio un'educazione ebraica e soprattutto che sia più sicuro Israele dell'Italia, cosa che la dimostrazione più evidente è proprio nel crollo della funivia. Allora a questo punto prende un volo privato, dice ma come mai non l'hanno controllato? Perché i voli privati sono ovviamente meno controllati e lo porta in Israele. Rapimento, caccia ai complici, sequestro, può anche darsi, può essere semplicemente la sfiducia di questo nonno nelle istituzioni italiane e nelle sicurezze sia rispetto all'educazione, visto come sono educati da noi i ragazzi e come la religione, anche quella cristiana, viene considerata una cosa insignificante, diversamente da com'è in Israele, e rischio di correre, di cadere da una funivia che non accadrebbe in Israele. Faccio questo ragionamento non per avere ragione, ma perché se si fa un dibattito si vorrà lasciare spazio alle posizioni che non sono allineate, in questo caso la mia, assolutamente in modo casuale, per il caso Aitan, riflettendo sul rapporto nipote-ragazzo e anche sul tema del Covid con riferimento alla senatrice Ferrero. Quindi chiedo all'amico Porro di discutere queste cose, garantendo a noi, come lui ha fatto, lasciando parlare per un quarto d'ora a Cacciari, che è un esponente importante della sinistra, su garanzie costituzionali, soprattutto in Senato, dove qualunque senatore ha diritto di dire quello che gli pare, non in maniera capricciosa, ma cercando di portare degli elementi che siano a dimostrazione della sua posizione. È evidente che ci sono dei temi tabù come il fascismo e il nazismo, ma se tutto è tabù e c'è una sola verità, la democrazia è finita. Questo mi pare il dato più preciso e quello che viene fuori in uno stesso giorno dai due casi, il caso Aitan e il caso Ferrero, per un intervento in Parlamento che è ritenuto sbagliato, infondato e tutto quello che vi ho fatto sentire fin qui. Quindi chiedo il ripristino della democrazia in nome di quello che pensano Cacciari, Agamben, Becchi, Vargas Llosa, Bernard-Henri Lévy e quanti altri hanno ritenuto di avere dei dubbi su come si esercita in Italia la democrazia.